No, ma... Grazie, che è successo? Link! È differita, cazzo. Lo schermo! Come lo schermo? Che hai fatto? Lo schermo... è distrutto. Come è distrutto? Fammi vedere la foto, fai vedere la web. Come si è distrutto? Fammi vedere, Marco. Fammi vedere, Marco. Ma no. Beh, me la mandi su WhatsApp. Ma poi scusa, come hai fatto a romperlo se lancio tu? Per il nuovo schermo. Ci è andato di mezzo chi non ci doveva andare fuori. Scusa, ma l'ha rotto se non gliela lancio proprio. Ma mi dici come l'ha rotto se lancio il joystick di... Marco. Marco, rispondimi. Mi dici come hai fatto, per favore, voglio... Ma c'è? No. Ciccio, mi sto sentendo malissimo. Marco, comunque se posso dirlo, se posso dire mia, secondo me non è colpa del monitor, se russo un po'. Ma dimmi, Marco. Vabbè, Marco, io che devo dirti? Belle partite. Quindi? Ci vediamo alla prossima live. Ah, così? Non vedo un cazzo, Ciccio. Ah, fermo. Non vedo un cazzo. Ok, ok. Ok? Ok. Vediamo se riesco a capire come spegnere la live. Un attimo, eh. Allora, facciamo così, intanto io. Aspetta. Allora, Marco, lo Stream Deck hai stop. Che hai detto? Lo Stream Deck dovresti avere il tasto stop. Non ho un cazzo. Cazzo. Marco, comunque quando vuoi gira Smash. Adesso vado perché devo andare, va bene, Marco? Ok. Pensa che Gioferro ti torna pure i beats. Grazie. Chi non lo fa con me, lo fa con te, se un perdo. Alla prossima live. Dai, Marco, dai. Ciao, ragazzi. Ciao, chat. Ciao. Ciao a tutti. È staccato, Marco. Non so come cazzo fare, Ciccio. È stacca il PC, devi spegnere il PC. Fatto, fatto. Vai, vai. Cosa vuol dire Marco ha spaccato lo schermo? Mamma mia, se si incazza ora, ragazzi. Mamma mia, se si incazza. Temo sia bannabile mostrare Dario. No, se non mi segnala Marco, no. Siamo nello stesso gruppo, ma non mi segnala Marco perché vedo un pezzettino da solo. No, ma...
Cazzo, che è successo? Link! È differita, cazzo. Lo schermo! Come lo schermo? Che hai fatto? Lo schermo... è distrutto. Come è distrutto? Fammi vedere la foto, fai vedere la web. Come si è distrutto? Fammi vedere, Marco. Ma come ha fatto a romperlo? Non ho mica capito. Fammi vedere, Marco. Ma no... Beh, me la mandi su WhatsApp. Ma poi scusa, come hai fatto a romperlo se lancio tu? Per il nuovo schermo. Ci andò di mezzo chi non ci doveva andare fuori. Se non l'ha rotto se non gliela lancio proprio. Ma mi dici come l'ha rotto se lancio il joystick di... Vabbè, per lui però è stato... Cioè, lui è dispiaciuto, però allo stesso tempo è cosciente di aver fatto un momento di show altissimo. Cioè... Mi sa che quando ha lanciato il pad ha combinato qualcosa, forse gli è rimbalzato sullo schermo. Marco, rispondimi. Con la musica, tra l'altro, cioè con Megalovania sotto. No, 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 questo è forse meglio. Mi dissocio. Non credo sia bannabile, ma non si sa mai. Ha tempestato di coltellate. Vabbè. OnePlus 8 Pro, sì, ragazzi. Ciao Daniel. Ciao Marco. Ciao. Come stai? Utilizzo la parola bene, tu? Ma io normale. Peggio di bene, normale. Come mai stai normale? No, boh, sono un po' giù. T'ho chiamato, sei la prima persona che mi è venuta in mente in realtà. E... sono proprio il migliore per far salire sulle persone, dimmi tutto. No, senti, è da un po' che io volevo migliorare. E... potresti dirmi in che ambito, perché sai, migliorare è pochissimo. Ai videogiochi, ecco, mi manca, cioè, sono un po', lo sai, su certi giochi sono proprio incapace. E... lo sai che però ogni volta che abbiamo parlato di videogiochi, come ho sempre detto, che finisce al 100%, quindi mi sembra... Vabbè, ma quello è quello è impegno, non bravura, è pazienza, impegno, non bravura. Cioè... penso siano i due ingredienti fondamentali per il cocktail della skill dei videogiochi, no? Anche te sei paziente nei videogiochi? Dipende dal gioco. Ho capito. Senti, lo sai che cosa faccio schifo proprio di brutto? Posso... no, vabbè, dimmi tu. No, dimmi, non so cosa volevi dire. Stai parlando di un gioco specifico? No, di un genere. Posso indovinarlo? Sì. Se vuoi, sì, se vuoi provarlo. Può essere per caso i giochi... dove si combatte con un avversario in real life, con un gioco di combattimento? No, come in real life? Scusa Marco, forse ti sei confuso, volevi dire in game. Eppure. No, vabbè, i picchiaduro comunque, sì, sono totalmente una pippa. Che culo che l'ho indovinato, guarda tu. Ho capito. E... ti serve una mano? Bah! Sì. A me serve un monitor, guarda tu. Perché no? Aspetta, perché ti serve un monitor, Marco? Non ho capito, scusami. No, se c'è da fare una lista della spesa, a te serve una mano, a me un monitor. Ho detto la prima cosa che mi serve, non c'entrava con quello che dicevi tu.
Ok. Senti. Di che gioco parliamo? Non lo so, cioè, quali sono i tuoi picchiaduro preferiti? Ah no, a parte, cioè, mi ricordo molto bene, qual è il tuo picchiaduro preferito, cioè quello in cui eccelli almeno. Ma cioè vuoi l'aiuto su un gioco che Sì, dipende dai miei gusti personali? io partirei da un picchiaduro che piace a tutti, ecco, un picchiaduro che mi piace, di appeal, eccetera, e che magari è un po' meno hardcore rispetto a Mortal Kombat o a Street Fighter. Quindi avevo pensato a Super Smash. Smash è la scelta migliore non solo perché ci possono giocare quelli là inesperti, ma anche molto profondo. Ok. Quindi sì, te lo consiglio. Ok, poi mi sembra più rilassante rispetto magari a uno Street Fighter. Sì. Sì, eh. Lo è. Ci sono quelle seratine dove magari passi una giornata stanca, come a me spesso succede, e non vedi veramente l'ora di attaccare Smash Bros. E magari giocare con qualche amico. Serve anche a raffinare la confidenza con chi ci giochi. Ah, è vero, te ci giochi infatti spesso con tuo fratello. Sì. Hai notato dei cambiamenti da quando ci giochi con tuo fratello? Parecchi, sai? Tipo? Ho scoperto me stesso, ho scavato in quella che è la mia personalità, anche perché questo non tutti lo sanno, te lo dico a te perché sicuramente non ci stanno ascoltando in migliaia. Tempo fa era lui che perdeva costantemente contro di me, ma sempre. E piano piano ho visto in lui, ricordiamo, la persona che se n'è andata a Messina e che come ora per me non vale nulla. Rivendicarsi tutto quello che io ho fatto nel migliore dei modi. In pochissime parole, e alla messinese mi spacca il buco del culo. Ok. Questa cosa qua mi ha fatto capire che non solo c'è speranza nelle nuove generazioni, ma che se c'è una cosa che non dobbiamo fare nei loro confronti è nonnismo e prenderla a male. Io ti dirò, sono a metà strada, ci sto lavorando, però chissà. Ok, allora Marco, senti, se, sempre se non ti offendi, ovviamente, dato che voglio migliorare, potresti darmi il numero di Ciccio così lo chiamo e mi faccio insegnare da lui? Boh, cazzo, questo cellulare è la vita, anche solo per l'effetto sonoro che c'è a fine chiamata, quando qualcuno mette giù, è incredibile. Pi! No, è mega comico. Grazie a Deutronics per l'abbonamento.